Finalmente di nuovo su YouTube. Se mi seguite anche su Instagram vedete che sono abbastanza in giro ultimamente e soprattutto sto dedicando tantissimo tempo ai corsi di trucco, che è una cosa che amo fare da morire, ma veniamo a noi. Questo video parlerà di un argomento che mi avete veramente chiesto tantissime volte e a ragione, perché è uno degli argomenti più interessanti per chiunque si interessi un pochino al make-up. L'argomento sono i pennelli, brushes. Premetto che ogni truccatore, ma anche ogni donna, a prescindere che sia professionista o non, ha i suoi pennelli preferiti. Quindi non esiste, almeno dal mio punto di vista, una regola rigida per quanto riguarda la scelta dei pennelli. Cioè, questo pennello è per questo pennello solo per quest'altro. Ok, per me non è così. No, a ogni mano il suo pennello. Vi farò vedere quelli che sono i miei pennelli preferiti per l'autotrucco e che utilizzo anche quando realizzo i make-up come make-up artist. E ve li farò vedere utilizzandoli man mano per ricreare un look, facendovi vedere allo stesso tempo alcune novità, alcuni prodotti di nuovi. Inizio subito parlando di pennelli da fondotinta. Personalmente non amo i pennelli piatti, devo essere sincera, non li uso quasi mai. È molto raro che li utilizzi per applicare il fondotinta, direi rarissimo, sarò sincera, veramente mai. Sono tra i miei pennelli fondotinta preferiti. Non costano tanto, perché abbiamo un pennello di NYX, che è assolutamente un must have, ragazze. La setola è morbida, assolutamente non lascia striature e permette di ottenere una base coprente, ma naturalissima. Questo di Real Technique, che è un grande classico, sicuramente l'avrete già visto, è un po' un grande classico, è diciamo una via di mezzo, si apre un pochino di più, quindi resta un pochino più ampio come pennello sul viso ed è abbastanza morbido, ma allo stesso tempo riesce a sfumare bene il fondotinta. E poi c'è questo, che è un pennello di Wacom, un pennello un pochino più denso, un po' più sodo, più compatto, e sostituisce la spugnetta quando voglio dare una coprenza massima in alcune zone, quindi lo consiglio se si vuole ottenere una base coprente ed omogenea. Adesso vi farò vedere come applico questo nuovo fondotinta di Hourglass, coprente, opaco, ma ragazzi veramente coprente, quindi occhio davvero alle quantità, è super opaco, quindi se avete la pelle molto secca non lo consiglierei, se avete la pelle normale come la mia in questo periodo vi faccio vedere cosa fare, se avete la pelle mista o grassa è perfetto. Applico prima un pochino di questo olietto, questo è un siero in olio di Puro Bio. Quindi prendo un goccino di questo fondotinta di Hourglass, veramente veramente poco, e con il pennello di NYX vado ad applicarlo molto velocemente. Se voglio invece dare un pochino più di coprenza nelle parti diciamo con un pochino più di imperfezioni, prendo il mio pennellino di Wacom, faccio questi passaggi ragazzi per farvi vedere i vari tipi di applicazione, i vari effetti, e con questo, vedete, tampono più a mo' di spugnetta. Con questo pennello di NYX vado a prelevare questo colore che si chiama Caring. Prima tampono una parte e dall'altra per scaricare il colore in eccesso ed evitare fallout, e poi vado a fare questi piccoli cerchietti in prossimità della piega, oppure anche questo movimento a tergicristallo. Adesso prendo questo pennellino più piccolino, questo è di Morphe, ho preso un set online e mi ci sto trovando benissimo ragazze, vado a prendere il colore Different, che è un marrone cioccolato un pochino più scuro. Vado nella parte esterna dell'occhio e enfatizzo la piega.
con lo stesso pennellino e lo stesso colore vado anche un po' qui, nella parte esterna della rima inferiore, per definire un pochino la parte finale dell'occhio. Adesso è il momento di questo pennellino un pochino di precisione. Questo qui è sempre di NYX ed è un pochino più rigido, io lo utilizzo per applicare i colori un po' più scuri, quindi prendo un po' di nero, poco, perché devo dire che questo nero di Clio è molto molto pigmentato, scarico un pochino il pennello e vado a tamponare un pochino l'attaccatura delle ciglia nella parte esterna, sia inferiore che superiore. E rimango molto vicino alle ciglia. Riprendo nuovamente il mio pennello di Morphe e vado a lavorare un po' nella piega per sfumare leggermente il punto in cui il nero si incontra con il marrone. Adesso decido di dare un pochino di luce nella parte centrale della palpebra e utilizzo questo colore che si chiama Independent. Lo applico con un pennello morbido da sfumatura, anche questo qui è di Morphe, e lo applico con questo pennello perché non voglio un effetto eccessivamente carico, ma un effetto molto leggero. Se invece desiderate un effetto più coprente, utilizzate un pennellino piatto. Con lo stesso pennello prendo anche un po' di questo colore che si chiama Graceful, questo qui, e vado nella parte, diciamo, iniziale dell'occhio. È l'ultimo pennello che non può mai mancare nella mia pochette, che è questo qui. Questo è un pennello di Smith, quindi prendo un pochino di eyeliner e vado ad applicarlo vicinissimo alle ciglia. Soprattutto a me piace qui nella parte iniziale per andare a definire proprio l'occhio. Adesso applico un po' di mascara, questo qui di Saint Laurent, il Fossil. Per le sopracciglia uso questo prodotto di Benefit, da una parte alla matita, dall'altra alla polvere. Applico la matita nella parte finale o comunque nella parte dove voglio dare maggiore definizione alle sopracciglia. Quindi magari dove avete buchettini anche. Ok. Poi con la parte questa qui, che è qui dentro, c'è questo pennellino con un ombretto specifico per le sopracciglia, vado invece nei punti dove voglio sì riempire ma senza appesantire troppo. E poi vado anche a fissare ovviamente la parte in crema, diciamo, con la matita. E ovviamente un altro pennellino che non può mancare è questo qui. È il classico scovolino per pettinare le sopracciglia, che potete anche sostituire con un gel trasparente, però ragazzi, uno scovolino così ci vuole. Poi in caso potete anche fissare con un gel trasparente per le sopracciglia. E a volte vi aiuta anche a pettinare i capelli.
concludo la base applicando prima il correttore e poi il blush. Come correttore utilizzo questo qui di Psa Lauren. E per stenderlo utilizzo uno dei pennelli che devo dire più utilizzo per applicare il correttore, che è questo qui di Puro Bio. È un pennello angolato, abbastanza cicciotto. Il modo in cui lo utilizzo di solito è semplicemente picchiettando e poi sfumando leggermente. Ok, come blush utilizzo una combinazione di questi due colori di NYX e per applicarli utilizzo questo pennellone gigante, sempre di Puro Bio, che mi piace moltissimo sia per la cipria che per il bronzer e in questo caso anche per il blush. Inizio con il colore questo qui pescato. Applico un po' di questo, che è un colore leggermente più rosa, un mattone rosato. In questo modo creo un effetto, diciamo, come dire, contouring alternativo con il blush. Sulle mie labbra vado ad applicare questo set con matita labbra e lip tint che mi ha regalato Wycon. E adesso applico la mia tinta. È una tinta liquida. Ok, un nude stupendo. Ed ecco qui l'effetto finale. Io spero che vi sia piaciuto e spero che possa esservi utile per capire un pochino come muoversi nel mondo dei pennelli, per riuscire ad avere un mini kit di pennellini giusti per i vostri look. Vi chiedo cortesemente di lasciare nei commenti delle idee di video che possano interessarvi e farmi sapere ovviamente se vi è piaciuto questo qui. E basta, è tutto. Io vi mando un bacione. Ciao ragazze!